Nel mondo della musica, il compositore austriaco Arnold Schoenberg nel 1908 presentò al pubblico il suo secondo quartetto per archi. L'ultimo movimento, che include un testo cantato per soprano sul viaggio dello spirito nei regni eterei, è il primo esempio di musica atonale. Con quest'opera Schoenberg demolì le barriere dell'armonia, cardine della musica occidentale fin dal Medioevo.